Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Quest'oggi sono tornata prima del previsto, per parlarvi dei prodotti, preferiti del momento, momento relativo perché alcune cose le ho finite, mi sono piaciute, quindi me le sono tenute da parte per parlarvene appunto appena sarei riuscita. E partirei col farvi vedere il food, diciamo, no? Era una cosa che vi avevo fatto di recente. E vi avevo chiesto se poteva interessarvi, mi avevate detto di sì, e quindi vi mostro una scoperta, diciamo, che ho fatto di recente, ovvero questi infusi, queste tisane della Sogni d'Oro, delizia e frutta secca. Io ho provato queste qua con fave di cacao e nocciola e scorza di arancia. Sono buonissime. Allora, solitamente, sono sincera, poi in questa quarantena sto anche mangiando di più, si noterà, e spesso al mattino mi faccio il classico cappuccino che non facevo da anni, però io generalmente la mia colazione è con il tè o yogurt vario in questo. Il cappuccino erano veramente anni che non me lo facevo e vi dico, in questa quarantena stiamo sgarrando in tutti i sensi, però generalmente appunto a me piacciono tè, tisane, comunque mi piace anche scoprire sempre nuovi gusti. Questi non li avevo mai provati e devo dire che è quasi uno spreco berlo al mattino perché è proprio una coccola, ha un retrogusto, si sente molto il retrogusto del cacao, quindi è veramente ha un profumo anche dolce, avvolgente, ha un gusto dolce anche se smorzato dall'arancia che comunque si sente nelle scorzette, cioè insomma ci sono queste scorzette di arancia che si sentono e a me è piaciuto tanto. Non l'ho terminata perché ho ancora qualche busta all'interno. Quello che vi volevo far notare, che sono sincera, io non ho però riscontrato alcun fastidio, è che nella confezione indicano di stare, cioè durante l'allattamento, prima di utilizzare il prodotto, consultare il proprio medico. Io allatto, non tantissimo, però comunque allatto ancora Aurora e quindi sono sincera, l'ho provato diciamo a piccole dosi, ecco, non è che mi sono fatta subito le 3 tazze al giorno, che poi comunque generalmente non faccio mai perché al massimo lo bevo al mattino e alla sera la tisana. Però non ho riscontrato nessun fastidio né per quanto mi riguarda né soprattutto per Aurora, però ve lo volevo precisare perché comunque all'ascolto so che ci sono tante neomamme come me e quindi insomma volevo dirvi eventualmente di fare attenzione a questa cosa. Ecco, comunque trovato alla Basco, al supermercato Basco, penso che si trovi un po' ovunque e non ricordo onestamente il prezzo, ma sotto i 3 euro e mi è piaciuto tanto e quindi un prodotto food, per modo di dire, promosso. Poi ho un po' di cose. Allora, partiamo dalle più vecchie. Ho terminato già da tempo e l'avevo messo lì perché volevo parlarvene. Infatti, sono sincera, non è che gliene ho già parlato e mi sono dimenticata di buttare via la scatola, ma non credo. Comunque, è questo prodotto dell'Himalaya, che è uno struccante, essenzialmente un detergente viso che io utilizzavo anche per struccarmi, astringente al mandarino, ve l'ho detto, dell'Himalaya. Mi è piaciuto tantissimo, intanto perché realmente sentite la pelle subito meno grassa dopo aver lavato il viso. Certo, non è che strucca chissà quanto bene, soprattutto gli occhi, ma non nasce come uno struccante, nasce proprio come un detergente viso che io appunto andavo comunque anche a utilizzare la sera per struccarmi. E devo dire che lo promuovo sia come qualità che come prezzo, perché il prezzo ora onestamente non ricordo perché appunto vi dico parlo di mesi e mesi che l'ho comprato e mesi e mesi che l'ho anche finito, ma io credo intorno ai 6,90 euro, non di più, per 150 ml di prodotto e anche un buon inci, quindi questo ve lo promuovo. So che c'è anche ha un'altra profumazione, un'altra composizione, però sono sincera, non me lo ricordo, e quindi all'olio di neem forse, non l'ho mai provato, quindi non ve ne posso parlare, per adesso vi promuovo questo. Poi ora ne ho altri in uso di cui vi parlerò più avanti. Poi, sempre per quanto riguarda il beauty, ho terminato un po' di trucchi.
in questi mesi. Però ho terminato il famosissimo Dark Love di Clio, mi è stato regalato da un'amica per il compleanno, quindi a gennaio, e lo promuovo tantissimo. Cioè, secondo me questo è il mascara per eccellenza, è il mascara migliore che io abbia mai provato. Ahimè l'ho terminato, ma comunque ha fatto il suo compito fino all'ultimo, proprio fino all'ultimissima passata. Volendo magari ancora qualche applicazione riesco a farcela, è famosissima, è inutile che ve ne sto a parlare di com'è lo scovolino perché lo conoscerete tutte. E assolutamente questo è il mascara dei mascara perché mi è piaciuto tantissimo. Poi ho terminato sempre per quanto riguarda i trucchi e spremuto fino alla fine, tanto che ho deciso di farvelo vedere dal video. Questa tinta labbra che ho su anche oggi, che è della NYX, della Powder Puff, e nella colorazione il mio è Squad Goals Ami pour la vie, PPL 04, perché so che poi gli hanno un sacco di nomi, almeno quando andavo io da NYX mi perdevo, quindi il nome è Ami pour la vie, PPL 04. Mi piace questo veramente, credo. Allora, la colorazione mi piace tantissimo e sono sincera, da quando mi sono schiarita ho anche un po' rivisto i miei trucchi, il mio modo di truccarmi e quando sono schiarite i capelli, e credo che alcuni colori che magari usavo un po' più accesi non mi piacciono più tanto, come invece i colori un po' più nude sul mio incarnato. E questo qua, come potete vedere, è un nude rosato. Una mia amica che saluto direbbe: ma sempre gli stessi colori compri? È vero, però è così, a me alla fine piacciono questi colori nude rosati tendenti al malva. Però questo qua lo promuovo soprattutto, oltre che per il colore, che magari è un colore che trovate in qualsiasi gamma, in qualsiasi marca, qualsiasi rossetto, perché è un colore banale comunque, parliamoci chiaro, ma lo promuovo tantissimo per la composizione, proprio anche per l'applicatore, perché la composizione è veramente molto morbida, e quindi si stende bene, si asciuga bene, dura, perché a me comunque, ovvio, non mi dura un pranzo e una cena, però comunque un pomeriggio mi dura, e soprattutto mi rende le labbra morbidissime, come se avessi messo un idratante, come se avessi messo un burro di cacao, quindi assolutamente promossissimo. Non vedo l'ora di comprarne altri e provarne altri della stessa linea. So che questo veniva 9,90 salvo promozioni, ma li vale tutti assolutamente. Poi ho terminato un prodotto che vi ho già fatto vedere anche altre volte, ma anche questo è uno dei best seller che termino e appena posso ricompro, che è il mascara per sopracciglia di Wycon. E come questo io, per la mia tonalità, per le mie sopracciglia chiarissime che ho, non trovo, cioè ottimo come questo non ho mai trovato, soprattutto per il colore. E questo è lo 03. So comunque, ragazze, che hanno cambiato il packaging, quindi io anche tempo fa, quando vi avevo registrato un video di terminati, dove avevo già terminato uno di questi, avevano cambiato il packaging che era tutto nero e anche le numerazioni, quindi io sono andata col nome, mi ricordavo che il mio era light e qualcosa, infatti ora non leggo sinceramente. Forse c'è scritto sulla scatola. Comunque avevano cambiato il packaging, quindi ritrovarlo uguale è stato difficile, ma ce l'ho fatta e l'ho terminato. Si assomiglia molto anche alla matita, ovviamente dello stesso colore, non fa lo stesso effetto. Ad esempio, io oggi su ho la matita, però comunque il colore per quanto mi riguarda è lo stesso, quindi promuoverei, cioè promuovo poi anche la matita, che infatti adesso ho in uso. Poi, sempre per quanto riguarda i trucchi, ho terminato questa matita. In realtà, dai, qualche volta ancora riuscirò a truccarmi con questa, ed è della Debbie, l'avevo comprata anche questa anni fa, credo, neanche mesi, forse anni, ma non la utilizzavo per il colore, perché comunque su di me è un color quasi cannella, non so se si rende dalla foto, dal video, e su di me mi sembrava che mi spegnesse molto. Invece, da quando appunto ho cambiato un po' la mia palette di colori, diciamo così, mi piace tantissimo e soprattutto mi è piaciuto molto quest'autunno.
Se non sbaglio, ma direi sì, avevo questa, l'ho utilizzato anche per il battesimo di mia figlia perché comunque avevo un outfit sul rosa, cipria e nero e quindi avevo un vestito di rinascimento e quindi con questo colore sulle labbra che è comunque delicato ma abbastanza nude, risaltava ma senza essere eccessivo. L'ho trovato, ecco, lo trovo elegante, un colore elegante, soprattutto se avete una carnagione chiara, i miei colori essenzialmente. Ed è il numero 12, quindi della Debbie, assolutamente promosso. Poi ho terminato da tempo memorabile, ma mi ero dimenticata di parlarvene. Questo blush di Essien, non so cosa vedrete perché è veramente finito, ma ve ne avevo parlato in uno svuota alla spesa Lidl e questo l'ho pagato, me lo ricordo, ho pagato neanche 4 euro, 3,49 euro, 3,99 euro, meritatissimi, bellissimo colore. Gli ingredienti forse un po' meno, ma da una parte bisogna pur trovare un compromesso e il colore in questione, il mio era l'11 Glowy Dream, terminato ma promossissimo. Poi, no, qua non c'entra niente, ho terminato il mio Accord Perfect di L'Oreal, il mio fondotinta, sicuramente anche scavando bene ancora qualcosa ce ne esce, ma ultimamente sto usando proprio poco e niente, e nella colorazione 2R2C, questo è il mio fondotinta. Anche questo lo comprerò oramai, boh, sarà la quinta volta che lo riacquisto, e ho trovato il fondotinta dei miei sogni. Per quanto poi io sia curiosa di provare sempre cose nuove, ci sono alcune cose che quando veramente vanno a finire nei miei best seller, nei miei must have, non posso abbandonare, e questo fondotinta, come il mascara per sopracciglia, è uno di quelli. Quindi nella colorazione 2R2C, Rose Vanilla. Poi passiamo a capelli. Allora, ho terminato e anche questo una bomba. La parola lo dice, aloe vera Hydra Bomb, ma mi è piaciuto tantissimo. Era sponsorizzatissimo fino a qualche mese fa, se non anni, questo della Garnier Fructis, e io l'ho sempre un po' snobbato, essenzialmente perché a me il gusto, l'odore dell'aloe non fa impazzire, ma questo è veramente eccezionale. Mi piace tantissimo per assurdo il profumo, che come invece vi stavo dicendo, a me generalmente non piace. Invece di questo shampoo è buonissimo, sa di pulito, di salone di bellezza, non lo so, mi piace tantissimo. E idrata e ammorbidisce assolutamente. Uno shampoo fortificante con glicerina vegetale, gel di aloe vera per capelli normali. Questo qua mi ricorda molto, lo associerei quasi come un dupe dell'argilla verde, di quella all'argilla verde, argilla fortificante, sempre mi pare di Garnier. No, di Elvive forse, comunque di cui vi avevo parlato tante volte nei video preferiti. Non l'ho più visto in giro effettivamente quello shampoo, però c'è anche da dire che ultimamente non è che vado in giro a perdere tempo tra scaffali di shampoo e cose varie, quindi shampoo e cose varie, e quindi magari è sfuggito a me. Comunque, assolutamente promossissimo. E un altro prodotto per i capelli promosso, anche se non ho terminato perché l'ho acquistato da poco, da quando è iniziata questa quarantena, ma lo posso già promuovere anche se l'avrò usato boh, 6 volte da quando l'ho acquistato, è questo balsamo, scusate, della Sunsilk by Chiara Nasti. Sono sincera, non l'ho preso per Chiara Nasti che, detto tra me e voi, onestamente non sapevo manco chi fosse, forse sarò una delle poche in Italia a non sapere chi fosse, poi sono andata a cercare perché ero curiosa, ma devo dire che hanno fatto un buon prodotto con questa Chiara Nasti perché è un balsamo che io solitamente prediligo la maschera al balsamo, però l'avevo comprato in un'uscita per detersivi e quindi sono sincera, l'ho preso così al volo per non soffermarmi troppo a cercare, non lo so, ho trovato quello vicino alle casse, era tra i prodotti sponsorizzati, la locca c'è caduta, no? Nel prendere il prodotto sponsorizzato nello scaffalino, però l'ho pagato, mi pare 3,99 euro, ma li vale, profumo eccezionale. Districa benissimo già sotto la doccia,
E quindi poi quando uscite andate a pettinare i capelli non avete bisogno neanche tante volte, io metto anche il prodotto da non risciacquare, invece questo devo dire che anche senza utilizzare un prodotto senza risciacquo per pettinare i capelli, devo dire che districa già molto bene e essenzialmente ha un profumo eccezionale ed è di colore rosa, mettiamoci anche quello. E poi passiamo ai bambini, quindi terminato e straterminato da anni, perché questo è già super promosso con Alessio, le Driadi, Avene, Calendula. Su questo non mi dilungo perché ve ne ho parlato mille volte, ma è per me il bagnetto corpo e capelli d'eccellenza per i miei figli, perché io mettendo questo ai miei figli sanno di loro, ecco, profumano di Alessio e Aurora, quindi ottimo prodotto. E anche ottimo inci, lo trovo purtroppo solo da Tigotà, che però devo dire che ad Alessio ho provato anche il Garnier Ultra Dolce, che avevo sempre un po' snobbato per i bambini, ma questa profumazione è ottima ed è quella all'albicocca e fiori di cotone. Non brucia gli occhi, bisognerebbe chiederlo a lui, che è sempre un po' naif in questo senso. Però ha un profumo veramente, veramente delicatissimo, veramente buono. Quindi, comunque, parità, qualità-prezzo, un prodotto assolutamente promosso. Ancora uno sciampino, riuscirò a farglielo con questo. E poi, ultimo prodotto, un detersivo che è la seconda volta che acquisto. Infatti, questo è il flacone nuovo e che mi è piaciuto. Non l'avevo mai provato. È il Winnis per lane delicate, ma io lo uso essenzialmente per il bucato dei bambini. E infatti, proprio ipoallergenico, indicato per tessuti baby. Questo qua mi piace perché è delicato, perché non profuma tanto, ma comunque la profumazione persiste nei capi. Solitamente io non uso ammorbidente nel bucato dei bimbi, e comunque generalmente noi uso pochissimo anche nel nostro, e quindi devo dire che il profumo, anche se è delicato, su questo si sente, cioè con questo utilizzando questo detersivo si sente. E quindi ragazze, questo è il video che ci tenevo a farvi. Un bacione, alla prossima, ciao.